Bentornati al mio canale in questo primo nuovo video. Allora, sempre con il nostro Lucky che sta opponendo resistenza, oggi ci servirà lui. Allora, oggi spiegherò come toelettare i cani. Allora, ho fatto una corsa per portare su tutte queste cose che, vabbè, non vedete, ma io sì, ho fatto una corsa. Va bene, allora, lui è marboncino. Come vedete ha pelo lungo e quindi ha un tipo di toelettatura diversa rispetto a quelli dei cani a pelo corto. Allora, lui è da tanto che non lo pettino e è una fortuna perché così vi mostro veramente come viene. Allora, iniziamo nel dire che un cane che non vuole farsi pettinare, come lui, non sta fermo. Io ho questa scatola. Che ovviamente è troppo alta, quindi questa volta lo pettinerò per terra. Infatti, sa già cosa dobbiamo fare. È una scatola normalissima, una normale scatola in cui dentro, tra l'altro, ci tengo tutte le sue cose e lo metto qui sopra così non si muove. Ma la vera scatola di cui lui ha paura è questa qui. Allora, ognuno dovrebbe avere la sua scatola della toilettatura. Io ho scelto questa qui che è così fucsia. Adesso l'apro. È una scatola che si trova all'IKEA, credo, ma un po' ovunque. Se riesco ad aprirla, ok. Allora, parliamo dei cani a pelo corto. Ok, come un terrier, come tutti i terrier, Jack Russell, Pinscher. No, i Pinscher non sono dei terrier, ma tutti questi qua con il pelo molto corto, come quindi i Pinscher, Chihuahua, Terrier. Beagle, Bassotti, chi più ne ha chi più ne metta, Corgi, se si dice così perché non ho mai capito come si chiamano, oppure non lo so, insomma, avete capito, anche un meticcio col pelo corto. Allora, mi serve questa spazzola qui, che è quella più conosciuta, che ha qui io li chiamo aghi, però non sono aghi in realtà, questi spilletti di metallo con la punta fatta così, e qua delle setole morbide nere. Allora, per un cane a pelo corto vi serve questa, per il pelo, delle salviettine per le orecchie, delle salviettine per gli occhi e uno spazzolino da dito, come volete voi, lungo, come lo volete voi, e un dentifricio per cani, ok? Questo è quello che vi serve per un cane a pelo corto. Quello che vi serve per un cane a pelo lungo, adesso lo andiamo a vedere perché iniziamo la toelettatura di Lucky. Allora, io mi preparo tutte le spazzole qui, tutte quelle che devo usare, così sono pronta perché io ogni volta me le preparo. Perché è importante avere tutto pronto. Ok? Ecco fatto. Allora, io inizio sempre con questa che di solito toglie il pelo morto. Nei cani a pelo lungo, come il barboncino, se lo tenete a pelo lungo, alla. No, gli alani, oddio, perché mi confondo? I levrieri a pelo lungo, i levrieri afghani, i golden retriever, o che ne so, anche il maltese ha un pelo abbastanza lungo che fa nodi. Insomma, tutti i cani a pelo lungo, poi ognuno sa se il proprio ce l'ha lungo o meno. Allora, prendo Lucky, che odia questo lavoro. Infatti si mette in braccio a me. Allora, prendiamo Lucky, che qua non si vede. Ok, mettiti giù. E iniziamo con questa parte qua. Questo passaggio è per i cani a pelo lungo e a pelo corto. Dobbiamo passare su tutto il pelo. Quindi glielo passiamo. Lui è nero, quindi faccio fatica a farvelo vedere, ma è veramente l'unico cane piccolo che ho, perché l'altra è 40 kg di peso, quindi è improbabile riuscire a fargli queste cose. Allora, gli passo quindi tutto intorno sulle zampe, perché questa, per orientarvi, questa è la zampa di dietro. Gliela passo anche qui dove in teoria è più sensibile, faccio la luce. Ok, qui. Glielo passo qua, dove ha i baffetti, sotto la gola, in testa, sul petto
e dopo sotto la pancia. Adesso finisco di farlo così e poi ci vediamo per il prossimo passaggio di spazzole. Ok, ho finito di spazzolarlo con quella spazzola lì, vedete già che è più gonfio. Allora, il cane a pelo lungo come il suo, che è alto così di pelo, vanno spazzolati tutti i giorni, anche se io in questi giorni sto sgarrando, andrebbero spazzolati tutti i giorni. I cani a pelo corto, avendo un pelo più corto, che non forma nodi, vanno spazzolati una volta a settimana. Poi, ovvio, se li spazzolate di più non succede niente. Ok? Allora, per i cani a pelo corto è finita qua, tranne, vabbè, poi pulire gli occhi, le orecchie e i denti. Ma come spazzole, come pelo, abbiamo finito con questa. Poi ripassate quella con le setole morbide ai cani a pelo corto. Mentre ai cani a pelo lungo, questa la rivediamo ma non subito. Andiamo avanti. Qui ho un cardatore. Il cardatore è fatto da questi piccoli aghetti, che sembra che facciano male ma non fanno affatto male. Allora questo serve per volumizzare il pelo e è quello che si usa di più di solito. Va messo, va, mentre tutte le altre spazzole, pettini, qualsiasi cosa comprate va spazzolato nel senso del pelo, questo contro, così lo rendete più voluminoso. Adesso io non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere dopo, così vedete l'effetto che fa. Ok, ho finito con il cardatore e guardate voi se non è più voluminoso. Spero che si veda il video perché nella realtà lo è molto. Allora, non abbiate paura di usarlo, anzi, dovete usarlo abbastanza violentemente, tra virgolette. Loro non sentono alcun male. Non lo dico perché io gli faccia del male o me ne sia resa conto, ma perché proprio i toelettatori che me lo toelettano me l'hanno detto. Io ho anche quello più piccolino per le parti come queste, come i baffetti, ma non è necessario. Ok? Poi il pettine. Allora, il pettine serve per sciogliere i nodi, ovviamente. Questo va usato nella direzione del pelo. Io adesso a lui ci metterò un po' perché ha veramente tanti nodi, ma di solito basta una passata perché i cani, se li pettinate regolarmente, non hanno tanti nodi, si tengono abbastanza in ordine, mentre lui è da un po' che non lo pettino, quindi adesso mi accingo a questo lavoro molto faticoso. Ok, ho passato anche il pettine, lasci non scappare. E ora con le spazzole abbiamo quasi finito. Allora, poi c'è questa spazzola qua che non è molto conosciuta, non è neanche una spazzola, sembra un'arma da tortura, infatti un po' lo è. Appena tu lo passi un po', li toglie tutto il pelo. Questo si usa per le foglie morte, diciamo, per lo sporco da togliere, ok? Allora, per ultimo, per dare una lucidata, si passa la spazzola, quella con le setole morbide che abbiamo detto prima. Anche per, insomma, per dargli un po' di lacchi, fatti vedere un po'. Dai, su. Oh là là, eccolo qua. E lui è toelettato. Non so se si vede la differenza, però in teoria si dovrebbe vedere. Ok. Ricapitolando. Spazzola con gli spilletti. Cioè, diciamo, questi. Pettine o cardatore, io di solito uso prima il pettine e poi il cardatore, anche se in questo video ho fatto il contrario, è uguale, è che solo che il cardatore ve lo volumi vabbè, fa un po' più volume, mentre il pettine va nella direzione del pelo. Quindi pettine, cardatore e infine le setole morbide. Ok? Per il cane a pelo corto questo. Questo e basta. Ok, passiamo alla seconda parte della toelettatura, cioè pulirgli gli occhi. Potete farlo come volete. Questa è la marca Trixie, che non so neanche qual è, però insomma sono salviettine apposta per gli occhi dei cani. Ok, si tolgono così. Sono salviettine bagnate che voi, non so se avete presente le croste che vi fa il cane qui nella parte vicino all'occhio, proprio sul bordo, voi andate con la salviettina a levargliela. Li pulite insomma intorno all'occhio, in realtà non sono proprio gli occhi da pulire, però
Perché poi in lui non si vedono, perché queste secrezioni che fa naturalmente l'occhio, che non c'è assolutamente a preoccuparsi, lui per esempio le fa nere perché poi il pelo come le colora, non so come dirvi. Però nei cani bianchi si vedono queste, come si dice, queste cose nere, bianche, poi dipende, rossastre, a volte che colano giù dagli occhi ed è brutto da vedere. Lui ha questa fortuna che non si vede, ma in molti si vedono, come i maltesi e i barboncini bianchi, poi anche altre specie, vabbè, altre razze, credo. Questo è della Internazionale della Protezione Animali, Made in Italy. È proprio una cosa per orecchie, cioè un po', lo uso da un po', quindi è fatto un po' così. È proprio per le orecchie. Questa è un po' più oleosa. Praticamente, senza andare troppo in fondo, perché i cani sono sensibili, li pulite questa parte, Lucky, girati, questa parte qua dell'orecchio. Lui ha tanto pelo, 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 pelo. Questa parte qui dell'orecchio non si vede. Non so com'è. Questa qua rosa. E andate un po' all'interno, ma veramente poco, proprio fin dove vedete, non oltre. Perché soprattutto i cani hanno un condotto uditivo molto lungo, profondo. Voi fate dove vedete. Ok? E questo abbiamo finito la parte del viso, diciamo. Ora è la parte più difficile, che lui ancora non gli piace molto. Allora abbiamo un dentifricio per cani della Bogadent, che non so che marca sia, non, boh, vabbè. Un dentifricio per cani e il ditalino, il ditale per, questo è uno spazzolino che si mette dentro i denti e li pulisce. In realtà questo dentifricio, diciamo, credo che serva solo a renderglielo più buono. Io ne metto un bel po' perché a lui non piace. Però, insomma, io cerco di lavarglieli sempre, tutti, ma non è facile. Voi mettete il dito dentro la sua bocca, infatti si sta ritirando, e gli pulite i denti, perché sennò a lungo andare fanno il tartaro. Che poi dovete anestetizzare il cane e farlo togliere dal veterinario. Invece così non ce l'avete. Per esempio, al cane grande che ho in casa, sì, vabbè, che ho in casa, che ho fuori, Lucky, vieni qua, non gliel'ho mai fatto perché non lo sapevo. E ora gli dobbiamo fare quel lavoro lì. Perché i Dentastix, quelli che si chiamano Dentastix, quelli più che si conoscono, no, per la pulizia dei denti, in realtà non puliscono niente. Ecco, se ne va perché ha paura. Non puliscono nulla. Quindi dovete pulirgli i denti. Comunque, l'attrezzatura è finita del cane. Rimetto tutto nella mia scatolina. E come premio, soprattutto se il cane non ama la frettatura, un po' di casino qua, io ho la mia borsettina dei premi in cui gli do un premietto, un Dentastix, qualsiasi cosa, così lui è felice. Allora, questo era il video su come toilettare un cane. Spero vi sia stato utile. Ripeto, e lo ripeterò sempre fino alla morte, che io non sono una professionista, sono solo una che è qui per aiutare e che magari molti di voi ne sanno più di me, ma insomma io cerco di aiutare chi non sa queste cose, che ho dovuto andare a cercarle su internet, ovunque. Quindi io spero sempre di essere utile, che qualcuno possa apprezzare quello che faccio e quello che cerco di fare, e cioè aiutare chi come me era in difficoltà prima, e di darvi qualche notizia, qualche consiglio. Anche di consigliarvi le marche, queste cose qua. Io assolutamente non sono sponsor di nessuna marca, non faccio pubblicità. Io ho queste cose di queste marche e ve le dico perché secondo me sono le migliori, ma assolutamente io non ricevo soldi, non sono sponsor di nessuna marca, anche perché è una cosa che non mi piace. Quindi proprio io lo faccio perché le uso queste cose, le uso veramente. Non è che lo faccio per interessi, anzi. Per me i cani non sono un interesse, ma
una cosa vera di cui essere fieri. E niente, questo era tutto quello che avevo da dire sulla toilette tour. E niente, Lucky vi saluta col suo dentastix che ha finito. Hai finito il dentastix? Bravo, amore. Bravo. E vi saluto in questo incasinatissimo canale. Non so se farò un video ogni giorno, ogni settimana, non lo so, quindi boh. E ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, grande, grande. Vi saluta Lucky. Ciao!